neopresidente del Parte Romana, a fianco la FISPIC, la FIPIC, guardi, de sigle ne gliele posso dire tante, però la differenza è che siete accanto a ragazzi che si divertono a fare sport. Sì, noi da tempo cooperiamo e collaboriamo insieme all'Associazione dei Non Vedenti ed è una collaborazione molto proficua perché c'è effettiva integrazione, concreta integrazione tra i ragazzi normodotati e quelli che invece a me hanno questa riduzione del visus. Quindi con molto piacere noi anche quest'anno, come il decorso anno, partecipiamo a questa giornata che è finalizzata alla piena conoscenza della integrazione, efficacia dell'integrazione tra i ragazzi che sono normali, normodotati e quelli che, ahimè, hanno qualche problema fisico. Quindi l'invito è per sabato prossimo a 8, sabato 8, presso per gli ascolani quello è il centro ex Carisap, dove si svolgerà questo pomeriggio di allegro sport. L'associazione con l'associazione degli ipovedenti ha reso possibile per il Porta Romana l'attribuzione di un riconoscimento che è veramente di rilievo sotto un profilo sportivo e sociale. Cioè, siamo anche noi al pari di solo altre due società della provincia, Borgo Soresta e Porto d'Ascoli. Noi siamo stati insieme a loro, ci è stata attribuita la qualifica di società d'élite in ragione proprio di questa efficace integrazione con l'associazione degli ipovedenti.